benvenuti alla Maison de l'Italie. È un'ora insolita oggi per fare un incontro. D'altra parte, la settimana della cucina, in cui siamo ormai in pieno entrati, esige degli orari particolari, perché gli incontri sono cadenzati in tutta la giornata praticamente. Dunque, questa mattina l'argomento è insolito, è un argomento curioso che abbiamo deciso di inserire con l'Accademia della Cucina, di cui la dottoressa Luisa Polto è la delegata per Parigi, e con il giornalista Paolo Romani, che è il presidente dell'Italian Direct, con cui questo incontro oggi viene fatto, e poi con la Dante Alighieri, di cui è presidente l'ambasciatore Gian Musitelli, che anche lui stamattina non poteva venire. Ecco, noi abbiamo pensato oggi di unire il 700° anniversario della morte di Dante e l'occasione della settimana della cucina per parlare di un argomento curioso, appunto, grazie al professore e scrittore Ruggero Larco, che ci farà tra poco questa conferenza. E l'argomento, appunto, quello dei golosi e dei gaudenti, ma anche della cucina italiana del 300, di cui il professor Larco è specialista. E quindi abbiamo deciso, appunto, di includere questo argomento nella serie delle celebrazioni dantesche che abbiamo fatto in grande misura quest'anno 2021 qui a Parigi con la Dante Alighieri, e appunto inserendolo in questa settimana della cucina con la professoressa, la dottoressa Luisa Polto, che è sempre molto ricca di idee, abbiamo appunto inserito questo argomento oggi. La giornata si svolgerà in questo modo. Lascerò subito la parola alla dottoressa Polto, che presenterà l'oratorio di oggi, poi l'oratore parlerà penso che gli chiederemo anche di parlare di un suo libro che è appena stato edito, Ruggero Larco, Dante e la strana morte di Gualberto d'Agropoli, che ha anche qualche liaison, qualche legame con l'argomento di cui ci parlerà oggi. È un libro molto curioso, ma non anticipo nulla e lo lascerò a lui la parola. Vi ringrazio comunque della presenza e vi ricordo, appunto, che la settimana della cucina italiana nel mondo continua fino a sabato. Chi volesse può recarsi sul sito o del consolato o sui siti addirittura dell'ambasciata, che dettagliano tutti gli avvenimenti. E con questo darei la parola alla dottoressa Polto, ringraziandola per questa organizzazione di questa mattinata. Grazie Roberto. Dunque, cari membri della Dante, cari membri della Maison de l'Italie e dell'Accademia della Cucina Italiana, è un grande piacere accogliere Ruggero Larco nell'ambito delle commemorazioni per i 700 anni dalla morte di Dante e della sesta settimana della cucina italiana nel mondo. Ruggero Larco, che per molti anni ha esercitato la nobile professione di architetto, è un grande appassionato e studioso di Dante e della Divina Commedia. Ciò che non è sorprendente da parte di un autentico vero fiorentino che vive a contatto con i riferimenti e i luoghi che costituiscono il tessuto del narrativo della Divina Commedia. Ruggero Larco è anche un appassionato della storia di Firenze, soprattutto del periodo tardo medievale e rinascimentale, e su questo tema ha scritto numerosi volumi, e in particolare la cucina fiorentina nei giorni della storia e le stazioni di posta medievali, la via Franchigena.
Recentemente, come diceva Roberto, ha scritto questo volume su Dante nelle vesti di un libro poliziesco e Dante nelle vesti di detective che deve delucidare un fattaccio occorso alla corte dei Malaspina, un libro curioso e divertente che appassiona. E attualmente Ruggero Larco è ideatore e curatore di un volume consacrato piuttosto al tema che ci appassiona tutti, che ci preoccupa anche, della sostenibilità e del cibo e la sostenibilità, insieme agli accademici dei georgofili e agli accademici della cucina. Dunque un uomo di cultura che ha molti interessi e che saprà certamente trasmettervi la sua passione per Dante e la Divina Commedia. Io ringrazio la dottoressa Luisa Polto, l'amica Luisa, ringrazio il dottor Roberto Giacone per questa opportunità che mi è stata data di raccontare questo. Questa cosa che io avevo preparato già nel marzo di quest'anno, quando eravamo tutti chiusi e si facevano le conferenze e le chiacchierate, come le chiamo io, da remoto. Naturalmente il tema è quello del rapporto del cibo tra Dante e appunto il cibo, cioè come Dante vedeva il cibo. E si capisce molto, leggendo alcuni passi della Divina Commedia, quale fosse il suo pensiero, il suo modo di essere. Dante nasce a Firenze nel 1265, in una casa, eccola, vedete, questa è la casa di Dante ricostruita, non è quella originale ovviamente, siamo relativamente vicini all'attuale Piazza della Signoria, che allora però non c'era. Dante nasce in una città molto diversa da quella che è oggi, una città che viene anche rappresentata, qui siamo nel 1465, in una maniera anomala. Vedete che sulla destra di Dante ci sono i penitenti dell'inferno, dietro di lui si vede il monte del Purgatorio con Adamo ed Eva sulla cima e poi i cieli del Paradiso. Dante è con il suo romanzo, la Commedia, Divina è venuto poi dopo, un paio di cento anni dopo, quando è stato stampato questo volume, fu aggiunto questo termine perché era un libro sublime. Alla sinistra di Dante vedete una Firenze rinascimentale, ci sono già le mura arnolfiane completate che al tempo di Dante erano all'inizio, erano in fondazione. È completato il cupolone del Brunelleschi sul Duomo e addirittura qui è stata inserita anche sopra la lanterna la palla con la croce, che nella realtà storica, qui siamo nel 1465, invece fu messa in opera dal Verrocchio nel 1472, ma ovviamente Brunelleschi aveva fatto un modellone, 2,5 metri x 4 in legno e muratura, per cui era completo e quindi il nostro autore l'ha completata. Vedete anche intanto la torre di Arnolfo, anch'essa sul progetto, sul disegno di Arnolfo di Cambio, che è la torre di Palazzo Vecchio, allora Palazzo dei Priori, che sempre ai tempi di Dante non c'era. Quindi la Firenze del 1265, ma anche del 1300, era molto diversa dall'attuale. Dante nasce in una Firenze ghibellina nel 1265, quindi 5 anni dopo la battaglia di Montaperti, la battaglia che fece l'Arbia colorata in rosso, dove i ghibellini fiorentini erano capitanati da Farinata degli Uberti, manente degli Uberti, e quindi Dante si trova guelfo, si trova in una città che in quel momento non rispecchia le idee politiche della famiglia degli Alighieri. Ma già l'anno successivo con la battaglia di Benevento, ma comunque nel 1284, con la battaglia di Campaldino, si rovesciano le sorti. I guelfi vincono e
praticamente estromettono dal governo cittadino i ghibellini. A quel punto succede quello che non avrebbe dovuto succedere, ma i fiorentini, si sa, sono abbastanza litigiosi, quindi pur vincitori i guelfi si dividono in due fazioni, i guelfi bianchi e i guelfi neri. Tra l'altro, in questa battaglia di Campaldino, dove Dante ha partecipato come feditore a cavallo, era comandato da Vieri Cerchi, mentre invece colui che risolse poi la battaglia con un attacco improvviso sul fianco dei ghibellini era Corso Donati con i suoi cavalieri pistoiesi. Ecco, Vieri Cerchi e Corso Donati sono stati poi i due comandanti delle due fazioni, i due capi delle due fazioni, Corso Donati per i guelfi neri, Vieri Cerchi per i guelfi bianchi. Tra l'altro Dante, promesso sposo a Gemma Donati, quindi della famiglia opposta, è rimasto comunque un guelfo bianco. A quel punto Dante si iscrive, ormai adulto, tra l'altro rimasto orfano di madre a 5 anni e di padre una decina d'anni dopo, quindi ha avuto la possibilità a 18 anni di accedere al patrimonio di famiglia, non grandissimo ma sufficiente per gli studi, per potersi iscrivere all'arte maggiore, in questo caso dei medici e degli speziali, che gli apriva le strade della politica. Ha ricoperto molte cariche, tra cui quella di priore, dove lui stesso disse fu la causa di tutti i miei mali. Dante a questo punto quindi è un uomo politico importante. Nel 1300 è probabilmente a Roma in occasione del primo giubileo, quello indetto da Bonifacio VIII, e qui può darsi che incontri Dante, e secondo me vi dirò perché lo incontrerà, almeno nella mia fantasia. Ma a questo punto Dante è già un personaggio importante, ha conosciuto Guido Cavalcanti ed altri stilnovisti ed ha cominciato la sua opera di scrittore. Perché il rapporto di Dante con il cibo? Beh, insomma, come accademico della cucina ovviamente l'aspetto del cibo mi è sempre interessato, la storia del cibo, e quindi non si poteva non parlare anche di ciò che Dante scrive nella Divina Commedia. Ma il suo biografo più informato, che è Giovanni Boccaccio, di lui scrive delle cose che già ci fanno capire il personaggio. Dice Boccaccio: nel cibo fu modestissimo, sì in prenderlo all'ore ordinate e sì nel non trapassare il segno delle necessità. Nel trattatello In laude di Dante, l'autore del Decamero raggiunge che il morigerato poeta non aveva alcun uzzolo gastronomico, mangiava per vivere e lo infastidivano non da poco coloro che vivevano per mangiare. Mangiavano due volte al giorno, la mattina alle 10 più o meno c'era il pranzo, il pomeriggio al tramonto invece c'era la cena, che era però realizzata principalmente con gli avanzi del pranzo. Sempre Boccaccio dice che Dante non faceva fatica a seguire le prescrizioni della Chiesa, non mangiava al di fuori delle ore ordinate, non desiderava bocconi ghiotti. Gli bastava poco e era sufficiente il nutrirsi e non esagerava con i condimenti. A questo proposito c'è una storiella, che è quella relativa al sasso di Dante. Questo sasso, che oggi è in Piazza delle Pallottole, che è vicino a Piazza della Signoria, dove c'è il Duomo, allora era davanti alla spianata del Duomo, che era in costruzione, dove Dante dice si fermava a scrivere. Vedete, c'è una targa con su scritto il vero sasso di Dante, perché si narra che mentre era lì preso a scrivere le sue cose, si avvicina a uno dei tanti per di giorno che anche allora giravano per Firenze, lo guarda e gli fa: poiché ti piace mangiare a te? Dante lo guarda e gli risponde: l'ovo. Passa un anno esatto da questo episodio, Dante si ritrova ancora su questo sasso, ripassa il solito per di giorno e di punto in bianco, senza chiedere null'altro, gli fa: coicché? E Dante risponde: coi sale. Quindi questo ci fa capire che fra i tanti piatti che avrebbe potuto citare e raccontare, lui in fondo parla dell'uovo, si presume sodo, semplicemente con il sale. Quindi un esempio della sua morigeratezza. Non solo, ma in quegli anni ovviamente imperava il concetto di peccato,
e soprattutto erano considerati capitali alcuni peccati che oggi, diciamo, sicuramente non sono capitali e forse neanche peccati: la superbia, l'accidia, l'ira e tra questi anche la gola. La gola diventa quindi per Dante un momento importante, perché nella sua commedia lui punisce molto severamente i golosi. Lui stesso racconta che quando arriva nel terzo cerchio dell'inferno trova questi golosi che sono tormentati da una pioggia battente di grandine, di neve, che addirittura rendono putrida il terreno, essendo una punizione eterna, non un qualche cosa che finisce sempre. Questi dannati stanno su un fianco per proteggersi l'altro da questa pioggia battente e poi si girano per salvare un po' il fianco che era stato sottoposto alle intemperie e presentare l'altro. Le parole di Dante sono abbastanza dure, non dimentichiamo che all'ingresso dell'inferno aveva messo un grossissimo cartello, diciamo così: perdete ogni speranza, o voi che entrate, per chi non avesse capito ancora dove si sarebbe ritrovato. E così lui descrive questa pena che infligge a queste povere anime: grandine grossa, acqua tinta e neve, per l'aere tenebroso si riversa, pute la terra che questo riceve. Le parole sono crude e sono dure anche la pena che gli viene inflitta, ma non è contento Dante di questo. Aggiunge un'ulteriore punizione, ancora più feroce. Entra in gioco un'altra bestia, non solo la lonza, il leone e la lupa che avevamo trovato all'ingresso, adesso arriva questo cerbero, questo cane, tra l'altro che è rimasto nella tradizione nostra attuale, quando un personaggio è un personaggio molto molto cattivo, prepotente, eccetera, c'è un cerbero. Ebbene, cerbero, fiera, crudele e diversa, con tre gole caninamente latra sovra la gente che qui vi è sommersa, gli occhi a vermigli, la barba unta e atra, e il ventre largo e unghiate le mani, graffia gli spiriti, iscoia e ti squatra. Ecco, in queste due terzine Dante ricostruisce una sorta di contrappasso. Chi sono i golosi? I golosi sono quelli che, andando a caccia e cacciando, scuoiano e squartano l'animale, poi lo mettono a cuocere, lo addentano sulle tavole imbandite e si ungono la bazza e la barba, se ce l'hanno, esattamente come Cerbero: la barba unta e atra, unghiate le mani, iscoia e ti squarta, i poveri dannati. Tra questi dannati si alza una voce che probabilmente riconosce Dante anche lui, come accadrà nei prossimi canti con Farinata degli Uberti, per l'accento fiorentino, e gli dice: voi cittadini mi chiamaste ciacco per la dannosa colpa della gola, come tu vedi alla pioggia mi fiacco. Ecco, i critici hanno discusso abbastanza su questo nome, su questo ciacco. Ciacco probabilmente è il soprannome, o perlomeno è un altro modo per chiamare il porco, quindi in questo senso porco perché mangia di tutto e di più. Ma secondo il codice marciano, che è del 1300, il XIV secolo, questo ciacco probabilmente è ciacco dell'anguillaia, un banchiere che era estremamente goloso e esagerava nel bere. E scrive, si legge nel codice marciano: divenne sì guasto negli occhi che più non conosceva le monete, proprio a causa della sua eccessiva gola. C'è da notare che Natalino Sapegno, che è uno dei grandi critici della Divina Commedia, non accetta questa versione. Io non sono un dantista, non sono un critico, mi diverto a leggere, però mi sono fatto il mio parere e io
leggendo la terzina di Dante, voi cittadini mi chiamaste sciacco, probabilmente Dante si riferisce effettivamente a qualcuno, non è solo il rappresentante di una categoria di golosi. Quindi io credo nel codice marciano, che oltretutto siamo nel 1300, quindi siamo lì con gli anni. Quindi la gola nell'inferno viene considerato come un peccato gravissimo da punire in maniera molto forte. Ma il rapporto di Dante con il cibo continua ancora nell'inferno, al di là dei golosi, al di là delle pene. Sono paralleli e paragoni, parallelismi, similitudini. Nel 21° canto Dante incontra i barattieri. I barattieri sono quei personaggi che vendevano i benefici dello Stato in cambio di denaro. Del no per il denaro vi si fa ita. Il no in cambio di denaro diventa no. E tra i barattieri vi è il lucchese, uno dei capi di Lucca, Montuno Dati, che i diavoli, le branche, dicono tra i barattieri Montuno Dati assolutamente non è uno dei più grandi in maniera molto, molto scherzosa. In realtà Montuno Dati è stato un grande barattiere, tra l'altro coetaneo di Dante, mi pare morto nel 1314. I barattieri vengono portati e immersi in un fiume di pesce. Mentre Dante e Virgilio sono sul ponte che attraversa questo fiume di pesce, arriva un diavolo malebranche che getta questo dannato nel fiume e con i loro grafferi, con i loro uncini lo spinge sotto. E il dannato naturalmente cerca di venire su, di respirare, di tenere fuori la testa. Allora i diavoli gli dicono: qui non si nuota, qui si nuota altrimenti che nel cerchio, però se tu non vuoi di nostri graffi non far sopra la pegola soverchio. Quindi qui non si nuota come nel fiume, respirando, stando con la testa fuori, qui si sta sotto, e se non vuoi che noi ti si mandi sotto con gli uncini, devi tenere la testa sotto, non devi venire a galla, non far della pegola soverchio. A questo punto Dante fa un paragone fra questa punizione e un qualche cosa che probabilmente lui ha visto nelle cucine dei signori di cui è stato ospite, come ci racconta, o perlomeno ci dice, Daniele Mattalia. Ovvero sia, quando i cuochi dicono agli aiuti cuochi di tenere la carne sotto, nel pentolone la carne sotto l'acqua che bolle. Questo perché la carne non venga a galla, ma si possa cuocere da tutte le parti bene. Non altrimenti i cuoci a loro vassalli fanno attuffare in mezzo la caldaia la carne con gli uncini, perché non galli. Ecco, anche questo aspetto è un aspetto abbastanza particolare dell'intendere il cibo. I diavoli sono paragonati ai cuochi, i dannati ai pezzi di carne. Acqua bollente e fuoco sono strumenti infernali, anche se sono strumenti per il nostro nutrimento. Quindi ancora di più ci fa capire che Dante nel suo rapporto con il cibo aveva un concetto abbastanza esagerato in termini, diciamo così, dietetici. Ma in questo canto Dante scherza anche con il lettore, perché una delle colpe cui lui fu attribuita da Dante De Gabrielli, che era il podestà di Firenze, era quello di essere stato, quando era priore, un barattiere. Quindi, vedendo questa scena dei diavoli che portano questi barattieri sotto il pelo dell'acqua della pesce, Dante si preoccupa, un po' paura, perché teme che lo riconoscono, quindi si avvicina a Virgilio e dice: ma questi mi riconoscono, che devo fare? No, stai tranquillo, però per essere sicuro te nasconditi dietro quel sasso, poi parlo io con loro. E Virgilio si rivolge ai diavoli e dice che loro sono lì per un valore superiore, per un volere superiore, e quindi devono passare indenni il girone, non ci devono essere problemi. I diavoli mandano avanti un loro rappresentante, Malacoda, il quale ascolta Virgilio e dice: sì, hai ragione. Anzi, guarda, per essere sicuro che non succeda nulla al tuo protetto, io ti darò una scorta di diavoli. E chiama 10 diavoli comandati da Barbariccia e gli dici di accompagnarlo fuori. Tra l'altro,
I nomi di questi diavoli sono, secondo alcuni critici, sono i nomi di personaggi della nobiltà sia lucchese che fiorentina. Non sono in grado di dirlo, però Libicocco, Draghignazzo, Ciriatto, Graffiacane, Cagnazio, Farfarello, Rubicante, Alichino, Calcabrina, sono nomi un po' particolari che si adattano molto a questi diavoli che sono scherzosi, tant'è che bastonano Dante, dice: ma gli diamo qualche bastonata sulla schiena? No, no, non gli dare nulla, state tranquilli, mandateli via. E loro li accompagnano tra sberleffi e pernacchie. Quindi, insomma, in questo canto Dante pone se stesso in una maniera un po' scherzosa nei confronti del lettore che tanti ne aveva. Ma sempre nell'inferno, ancora una volta Dante ci racconta di come un modo di fare il cibo venga paragonato a una pena. Siamo nel canto dei seminatori di discordia e dei falsari. Non dimentichiamo che lui è stato in Lunigiana, ospite di Malaspina, e quindi ha visto come si cuociono alcune cose. Qual sopra il ventre e qual sopra le spalle l'un dell'altro giacea, e qual carpone si trasmutava per lo tristo calle. Io vidi due a sedere a seppoggiati, come a scaldarsi poggia teglia a teglia. Ora, in Lunigiana e soprattutto a Pontremoli si cuociono i testaroli all'interno di due testi, uno inferiore che si chiama sottano e uno superiore che si chiama soprano. Questi testi, con la pasta dentro, che è una semplice miscela di acqua e farina, vengono posti, come si dice a Firenze, nel canto di fuoco, cioè là dove non ci sono le fiamme vive, ma cioè c'è la brace. Una volta che questa pasta è cotta, viene tolta, tagliata a losanche, buttata in acqua bollente per 2 o 3 minuti e condita con olio e formaggio pecorino. Ed è una cosa meravigliosa, per inciso. Ed ecco che qui lui, forse, quando dice: come io vidi a scaldarsi poggia teglia a teglia, quindi due persone che si avvicinano e che stanno l'uno sopra l'altro. Ecco che ancora una volta il cibo o il modo di cuocere il cibo viene paragonato a una punizione infernale. Ma non è che nel purgatorio le cose cambino più di tanto. Attenzione, nel purgatorio cambia l'aspetto del peccatore, perché i golosi ci sono anche nel purgatorio e possono essere anche più golosi di quelli dell'inferno, però hanno avuto l'accortezza, diciamo così, di pentirsi. Quindi sono in attesa della misericordia divina e per questo non hanno una punizione, ma un sacrificio. Loro sono circondati da alberi da frutto meravigliosi, con dei frutti splendidi, saporiti, succolenti, con sorgenti d'acqua pura, ma non possono toccare nulla, non possono mangiare nulla, non possono bere niente. Quindi diventano smunti, magri, irriconoscibili. Tant'è che Dante incontra l'amico forese Donati e lo riconosce dalla voce e non dall'aspetto. E tra i tanti non dannati, in questo caso, ma penitenti del purgatorio, Dante mette anche un papa, e non un papa qualunque, scusate, è il papa Dal Torso, il quale, ecco, grazie, il quale aveva, Martino IV, aveva l'abitudine, ed era estremamente ghiotto, di anguille del lago di Bolsena, che lui faceva non marinare, ma affogare dentro la vernaccia e dopo le cuoceva sulla brace. Quindi questa si chiama gola, e scrivono: ne era tanto ghiotto e tanto in continuo le volea che le faceva marinare in camera sua, e una volta sazie ed ebro di vernaccia, patendo la digestione, secondo il Villani, gli si attribuivano queste parole: ai sancte Deus, quanta mala patimur pro ecclesia Dei. Quindi si pente della sua gola, si pente in diretta, ed è forse quello grazie al quale, naturalmente non dimentichiamo che la commedia è un romanzo, quindi Dante
personaggi sono storici, ma lui si inventa tutte queste punizioni o pene che devono andare, è lui che decide chi va nell'inferno e chi va nel purgatorio e chi va in paradiso secondo la sua visione. Però questo, tra le altre cose, ci incuriosisce perché abbiamo un'indicazione storica. Prima di tutto ci dice che la vernaccia era già ai tempi di Dante un vino assolutamente in uso, viene da Vernazza, dalle Cinque Terre, poi l'uvaggio è stato portato anche a San Gimignano e oggi, tutt'oggi, la vernaccia di San Gimignano è un DOC G, quindi un vino che ha 700 anni almeno e di cui ci narra anche Boccaccio nel suo Decamerone, quando parla che nei fiumi scorre la vernaccia. E non si ferma Dante con questi golosi, siamo sempre nel 24° canto del Purgatorio, dove si trova un altro lucchese, Buonaggiunta, un rimatore in stile provenzale, rinomato più come buona forchetta che come grande bevitore. Poi si trova Ubaldin della Pila, della famiglia Ugellana degli Ubaldini, Bonifazio Fieschi, della nobile famiglia dei Fieschi genovesi. Vidi per fame a voto usar le denti, Ubaldin della Pila e Bonifazio. Ovvero, erano talmente abituati a mangiare in abbondanza che ora, pur non mangiando nulla, a vuoto mordevano l'aria. Quindi un sacrificio non piccolo per chi nella vita ha goduto del cibo. Come il marchese degli Argogliosi di Forlì, soprattutto gran bevitore, vidi messer marchese che ebbe spazio già di bere a Forlì con men secchezza e si fu tal che non si sentì sazio. Quindi vede il marchese che già ai tempi di Forlì beveva perché si sentiva la gola secca, ma ora non può più farlo. E quindi la sua punizione è quella di sentirsi arso, di desiderare il bere, ma non poterlo fare. Sempre il rapporto di Dante con il cibo lo ritroviamo in Paradiso, un canto importante dove lui incontra il suo avo Cacciaguida. Dante ha bisogno di avere una storia importante dietro di sé, di apparire di una famiglia nobile. Non ci sono più gli ordinamenti di Giano della Bella, non è più la Firenze della fine del 200, adesso Dante frequenta i nobili, le case dei nobili, da Polenta, Verona, di Malaspina, e quindi si sente in dovere di avere un'origine, la sua famiglia avere un'origine importante. Cacciaguida è il personaggio ideale, è un suo avo, nei primi del 200, ha partecipato a una crociata, la seconda crociata, quindi già questo fa di lui un personaggio importante, ma soprattutto per Dante, ma non per Cacciaguida, morì nella seconda crociata e quindi sostanzialmente divenne un martire. Ecco quindi che Dante si costruisce questo personaggio con il quale ha un colloquio abbastanza anche simpatico, perché Cacciaguida in fondo si lamenta che la Firenze di Dante non è più quella dei suoi tempi, di quando venivano battezzati nel bel San Giovanni i fiorentini del centro storico di Firenze, quindi quelli della cerchia muraria matildina, quella piccola. Oggi dice vengono da fuori, vengono da Campi, da Certaldo, da Figghine, vuol dire insomma, oggi c'è una gran confusione in città, c'è un sacco di gente che non ci dovrebbe neanche essere. E qui Cacciaguida però fa una profezia a Dante. E quanto a profezie, Dante, poi mi fermo, quanto a profezie Dante ne fa diverse, ne scrive diverse nella sua commedia, ma una importante che diciamo in qualche modo si ritrova con questa di Cacciaguida è quella del decimo canto dell'Inferno con il suo nemico, che lui non ha conosciuto, Farinata degli Uberti, che è morto prima della nascita di Dante, ma lo trova tra gli eretici, tra coloro i quali non credono nella reincarnazione dell'anima, ed è in questa tomba circondato da fiamme. E Farinata riconosce Dante dall'accento fiorentino, anche lui, e
Dante si rivolge a Dante e gli dice: ma tu chi sei tu? La tua loquela ti fa manifesto della tua nuova patria nativa. Dante dice a Virgilio: ma chi è questo? Sono un po' timoroso. E Dante, Virgilio gli dice: no, non ti preoccupare, è farinata, avvicinati pure. Dalla cintola in su tutto il vedrai. Farinata, Dante lo descrive come un personaggio orgoglioso, ancora fiero, è nell'inferno, è punito, una punizione tremenda, ma dei sergea col petto e con la fronte, come avesse l'inferno in gran dispitto. Quindi non cambia nulla del suo carattere di vecchio comandante ghibellino. E qui c'è anche un colloquio, che diventa però un colloquio aspro fra Farinata e Dante, quando Farinata chiede a Dante chi fu il maggior tui. E Dante non glieli tace, glielo dice chi sono stati i suoi avi, e Farinata gli risponde abbastanza duro, fieramente fur avversi, a me, a miei primi, a mia parte, sì che per due fiate li dispersi. Ecco, queste forse sono due parole che Farinata non avrebbe dovuto dire, e che il carattere peperino di Dante è subito, punto sul vivo, gli risponde secco: sei fur cacciati e tornar da ogni parte, l'una e l'altra fiata, ma i vostri non appresero ben quell'arte. Quindi la risposta di Dante è ancora più piccata, si riferisce naturalmente alla vittoria di Carlo d'Angiò su figlio di Federico II, Manfredi, e alla vittoria di Campaldino. Poi qui c'è l'intermezzo, chiamiamolo così, la capacità di romanziere di Dante che interrompe questo dialogo un po' pesante inserendo il personaggio di Cavalcante e Cavalcanti con una toccante storia, ma a quel punto Farinata, come se niente fosse accaduto, si rivolge nuovamente a Dante e gli fa la famosa profezia: ma non passeranno 50 mesi che anche tu saprai quanto quell'arte pesa, ma non 50 volte fiere accesa la faccia della donna che qui regge, che anche tu saprai quanto quell'arte pesa, Proserpina, la moglie di Plutone, la luna. Ecco, i due verbi, sapere, come dice Farinata, mentre invece Cacciaguida dice in questa famosissima terzina: tu proverai, siccome sa di sale lo pane altrui, e come duro calle lo scendere e il salire per l'altrui scale. Quindi sapere e provare. Il sapere è una cosa esterna, lo vieni a sapere, conoscerai. Provare è una cosa che ti tocca sul tuo corpo, sulla tua persona. Quindi siamo ormai nel paradiso, siamo vicini effettivamente, rispetto alla ricostruzione di Dante, al momento del suo esilio, e quindi proverai. Ma non solo, perché sotto questo aspetto psicologico del provare la durezza dell'esilio, ancora una volta Dante usa un paragone con il cibo: come sa di sale lo pane altrui, quindi come sia amaro il pane dell'esiliato. Però non c'è soltanto questo aspetto, c'è anche un aspetto reale, materiale, gastronomico. Il pane di Firenze è un pane sciapo, è un pane non salato. Nel XII secolo ci fu la guerra fra Firenze e Pisa, i pisani avevano rincarato il sale eccessivamente, limitandone anche le esportazioni, i fiorentini come prima cosa smisero di metterlo nel pane. E tra l'altro quel pane sciapo che noi chiamiamo pane casalingo è l'unico pane con il quale possiamo fare la ribollita, la pappa al pomodoro, la panzanella, e con il quale arrostendolo si può fare la fettuta per assaggiare l'olio. Solo il pane fiorentino, gli altri pani anche di altre parti della Toscana, per non parlare dell'Italia, non sono adatti. Quindi tu proverai come sa di sale lo pane altrui, ha il doppio significato del pane amaro dell'esiliato e del pane che è effettivamente salato perché non sei nella tua città. Ma a questo punto noi abbiamo visto che cosa ci racconta Dante, ma qual era la realtà della situazione gastronomica, diciamo così, nel XIV secolo? Ecco, qui vedete, ci sono le copertine di due volumi. Uno è il ricettario di Federico II, quindi siamo nella prima metà del XIII secolo,
I ricettari sono scritti in latino molto tardo, con delle aggiunte in volgare, di non facilissima interpretazione. Sono molto ampi, molto vasti, vi dico solo che, per esempio, nel ricettario di Federico II, per la prima volta, sono citate le lasagne così come le intendiamo oggi. Ovviamente il condimento non è lo stesso, però il concetto è quello dello strato di pasta, strato di sugo. Quindi le lasagne di oggi hanno un'origine di 750 anni fa, almeno, se non si vuole addirittura tornare indietro ad Apicio, ma le cose sono un po' diverse. Nell'altro volume, invece, il libro di cucina del XIV secolo, quindi siamo nel pieno secolo in cui Dante ha vissuto, e si possono vedere delle ricette. Per esempio, ecco, i pollastri a sumacio. Il sumacio o sumacco, qui devo leggere, il professor me mi scuserà, è un albero delle Anacardiacee dal sapore, il cui frutto essiccato ha un sapore acidulo simile a quello del succo di limone e veniva usato come spezia e come frutto aromatizzante. Un'altra cosa curiosa, ora io di qui non leggo, ma insomma me lo ricordo, è che qui dice l'autore: se tu vuoi fare il pollastro a sumacio per 12 persone, poi prendi 12 pollastri, quindi già vediamo le porzioni, un pollastro a persona, e i pollastri probabilmente del XIII secolo non sono i pollettini che si trovano oggi alla grande distribuzione, erano dei veri lotti, magari superavano abbondantemente il chilo, quindi questo ci fa capire che anche la quantità di cibo, per chi poteva permetterselo, naturalmente non era tale. Poi vedete, voi lo potete leggere, ci sono le mandorle, c'è l'uvetta, c'è lo zenzero, c'è un insieme di aromi e di sapori che lo rendono molto lontano dai nostri gusti, si avvicina un po' di più a quello dell'antica Roma, dove il dolce e forte, cioè il dolce salato, era normale, era tradizione normale, al di là del fatto che loro usavano poi ricoprire tutto con il garum, ma insomma. E anche quelli successivi, vedete, rafioli comuni, erbe vantazzati sulla destra, le erbe vantazzati significa, cioè anche scritto una nota, di prima qualità, perché evidentemente devono essere scelte le erbe buone. E poi ci sono i ravioli fritti, credo tu possa passare anche alla pagina dopo. Ecco, in questa pagina un miniaturista ci descrive quale poteva essere una osteria di quegli anni. Qui, se non sbaglio, siamo nel 1400, quindi un pochino anni dopo, XV secolo, ma le cose semmai avrebbero dovuto migliorare e non peggiorare. Quindi intanto si vedono due persone che si affacciano alla finestra e guardano cosa c'è dentro, un po' come si fa noi quando si dice vai a vedere se è pieno, cosa c'è, com'è l'ambiente. E l'ambiente lo vedete, sulla sinistra c'è una tavola con dei commensali che stanno mescendo da bere e un commensale nell'angolo a destra che sta dando di stomaco. Ci sono due cani che probabilmente si dividono il cibo che viene buttato dai tavoli e il tavolo di destra invece è un tavolo di coppie con un suonatore di mandolino che le allieta, due coppie parlano fra di sé, una coppia amoreggia tranquillamente. Quindi questo ci fa capire che, insomma, diciamo nelle trattorie di allora le cose erano abbastanza libere, ma ancora di più si può dire di questo, perché è stato trovato un manoscritto di un anonimo del XIV secolo, quindi proprio del secolo di Dante, che ci racconta quale fosse la vita nelle stazioni di posta, cioè quelle stazioni nelle quali ci si fermava a mangiare e a dormire, le mansiones e submansiones di Sigerico della via Franchigena. E lui ci racconta una sorta di trip advisor in cui ci dice che cosa succedeva. Ve lo leggo perché questo è abbastanza indicativo degli usi e dei costumi di quei tempi. Si trovavano lenzuoli tutti ripezzati e pieni di brutture,
i letti duri come tramezzi, i coscini puzzolenti più che l'orina guasta, i capezzali pieni di cimici, le coperte che san di tanfo per ogni banda. E per quanto riguardava il cibo, il vino è battezzato nelle cantine con secchi d'acqua, la carne è riscaldata per forza di padelle o di graticola, l'allesso è condito con guazzetto d'aceto, finocchio e cipolle affinché non putisca. Il pesce è carpionato con sale e agresto a ciò che la puzza non si senta. Ma non è finita qui, perché poi lui fa anche riferimento agli ospiti, cioè questo era quello che offriva la trattoria e quindi gli ospiti lo stessa. Per quanto riguarda il comportamento degli ospiti, ancora egli scrive: rubano la penna dal letto, le piume, i coltelli dalla tavola, i piatti di peltro, dormono dentro al letto con stivali e speroni ai piedi, pisciano per le camere, imbrattano di sterco i lenzuoli, stracciano le coperte, scrivono col carbone sui muri le ignominie dell'oste e dello stesso. C'è poi chi si riavvia i capelli, chi si asciuga il sudore. E vi lascio qui perché andando avanti le cose non vanno a migliorare. Quindi, quando io leggo queste cose e ogni tanto sento dire da qualcuno i buoni tempi antichi, forse ci sarebbe qualcosa da riflettere su questo. Dante sicuramente gli sarà toccato anche a lui qualcosa di simile nel suo peregrinare, però lui è sempre stato ospite di grandi famiglie e tra queste grandi famiglie anche quella dei Malaspina. Volevo chiedere come era considerata la Divina Commedia dai concittadini di Dante, in particolare dalle autorità ecclesiastiche romane. Allora, la Divina Commedia, o meglio la Commedia come l'ha chiamata lui, era il suo romanzo, non dimentichiamolo mai, cioè lui parla di personaggi storici, di fatti storici. L'Inferno l'ha cominciato a scrivere probabilmente tra il 1304 e il 1305, e lo finisce entro il 1309 perché dopo quella data non ci sono più fatti o eventi. Quindi l'Inferno l'ha accantonato, poi è andato ad altri due canti che gli sono andati avanti per tutta la vita. La commedia ha avuto un grandissimo successo, soprattutto per coloro che lo sapevano, che sapevano leggere e scrivere, ovviamente, ma è risaputo che veniva anche letta in pubblico perché la gente potesse apprezzare e godere di quella lettura. Immagino anche che quando leggevano l'Inferno e dei Golosi probabilmente serviva anche da ammonizione. Quindi dal punto di vista anche della Chiesa era funzionale perché rispecchiava i canoni dei sette peccati capitali che non si devono assolutamente infrangere perché sennò si va in delle pene terrificanti. Mi immagino con la cultura, la conoscenza di quei tempi, pensare a un goloso che viene punito in quella maniera, a qualcuno forse gli veniva la voglia di essere un po' meno goloso, visto che il concetto dell'aldilà medievale c'era la Santa Inquisizione, non dimentichiamolo. Dante sta anche molto attento a quando parla dei papi, per esempio lui con Bonifacio VIII ovviamente non ha un buon rapporto, perché secondo lui è colui il quale ha tramato per mandarli in esilio, e lo cita ben 12, cioè non lo cita, ne parla in 12 occasioni la Divina Commedia senza mai citarlo, perché Bonifacio VIII è morto nel 1303, quindi prima che lui iniziasse l'Inferno, però insomma era sempre un papa che aveva i suoi seguaci, e poi dopo di lui c'era un altro papa, e quindi è stato molto attento. Martino IV l'ha messo nel Purgatorio, quindi stava sicuramente attento, voglio dire, era già stato scottato per la sua visione politica, quindi probabilmente non voleva altre grane, e soprattutto non voleva neanche dispiacere le famiglie delle quali era ospite. Anche se per la verità, e qui faccio riferimento appunto al mio libro, di quando lui va ospite dei Malaspina, che dovrebbe essere riconoscente soprattutto di Moroello Malaspina, e invece pur in vita l'uno e l'altro, Moroello Malaspina lo mette nell'Inferno. Ma non lo mette nell'Inferno perché ha trattato male Dante, no, lo mette nell'Inferno perché Malaspina, ghibellino,
aveva sconfitto Pistoia, Guelfa, l'ultima speranza per i fiorentini per tornare al potere a Firenze. Quindi è stata la causa ultima che ha impedito a Dante sostanzialmente di ritornare a Firenze. Quindi lo punisce non per la persona, ma per il fatto che lui ha compiuto Vapor di Val di Magra, questo guerriero. Però poi, come dire, si pente di questo suo atteggiamento un po' duro nei confronti di Moroello Malaspina e nel Purgatorio, ma non nel Paradiso, racconta e loda la famiglia Malaspina attraverso Corrado. Io sono Corrado, ma non fui l'antico. E Dante dice che la famiglia Malaspina è conosciuta in tutta Europa per la sua generosità, per la sua bontà, per aver ospitato poeti, scrittori, e quindi, diciamo, si redime un pochino. Quindi nel suo romanzo è ovvio che lui era un uomo come tutti e quindi ha scritto ciò che doveva, ciò che sentiva di scrivere nel bene nei confronti di qualcuno e nel male nei confronti di altri. Posso raccontare brevemente di questo mio, di questo, sì, mio per libro? Introdurre, sì, per introdurre, se sono possibile, appunto, il libro di cui parleremo adesso è un libro che è appena uscito da poche settimane, appunto, di Ruggero Lanarco, si chiama Dante, la strana morte di Guilberto d'Agropoli. Ma io volevo, prima che appunto vi parli, fare una transizione, perché in effetti qui nel libro si racconta nelle prime pagine, lei l'ha già accennato in parte prima, come poteva essere la Firenze di Dante, che era molto diversa. E in effetti una cosa a cui non pensiamo più è il fatto che effettivamente la conformazione topografica della città era una cosa che oggi non pensiamo più, dove c'erano molti campi, cioè la campagna era in città, e quando oggi si parla di chilometri zero per il cibo, una volta erano un fatto reale e efficace, perché effettivamente, come lei ricordi, soprattutto dietro la chiesa vicino a Dante c'era un terreno che probabilmente appunto serviva per orto, per altre ragioni, e quindi effettivamente c'è anche nel libro questo riferimento al problema che è il tema della settimana di quest'anno, cioè sulla consapevolezza e valorizzazione della sostenibilità alimentare. Sostenibilità è anche questo, e pensavo a questo quando parlavo anche dei golosi. Molto probabilmente la gola era uno dei sette peccati capitali, perché si in fondo si univa alla ricchezza, cioè chi era goloso era chi comunque poteva permetterselo, e chi soprattutto abusava di questo potere. E quindi c'è anche nel libro, che è appassionante, perché appunto è un romanzo, ma è quasi appunto un giallo con inchiesta finale, poi con un, non raccontiamo naturalmente come il libro va a finire per suscitare la curiosità del lettore, ma è comunque un thrilling che riguarda comunque Dante, perché Dante è continuamente presente nel romanzo, anche se appunto in maniera diretta per uno scritto che è stato trovato in un vassoio d'argento con un fondo in legno. Ma a questo punto lascerei la parola. Sì, e per ritornare al discorso di Firenze molto diversa, per esempio tutt'oggi ci sono almeno tre vie che ricordano proprio, e sono toponimi: via della Vigna Vecchia, via della Vigna Nuova e via degli Orti Oricellari. Questo significa che lì c'erano delle vigne e c'erano degli orti. In effetti il costruito nel 1200 era pochissimo, non c'era il Duomo, non c'era Piazza della Signoria, non c'era Palazzo Vecchio, non c'era Santa Croce, c'era solo il battistero, ma non come lo vediamo oggi con tutti i marmi, era una costruzione molto in muratura che ancora doveva essere rivestita. Naturalmente non c'erano le porte del Paradiso e di Verdi, non c'era nulla, era una città estremamente semplice. C'era la chiesa romanica di San Miniato che dominava dalla collina la città, che era molto piccola, poco più grande di quella che era poi il vecchio accampamento romano. Bisogna aspettare appunto la metà del 1300, completata le opere di costruzione delle mura arnolfiane, che sono quelle dove oggi ci sono i viali di Firenze, che furono abbattuti per Firenze capitale, per dare un'idea della grandezza della città. Ma a quei tempi
praticamente i 4/5 di quel territorio limitato dalle mura erano tutti orti e campi, quindi la parte costruita era pochissima. Pensate che ai tempi di Medici, Palazzo Medici, oggi Medici Riccardi, che è fra 500 metri dal Duomo, era il limite della città, al di là c'era la campagna, c'era la chiesa di San Marco, ma tra Palazzo Medici Riccardi e San Marco, un chilometro circa, e poi tra San Marco e le mura, era tutta campagna, quindi una città completamente diversa, che noi non riusciamo neanche a immaginarci, ma ovviamente questo non solo per Firenze, per tutte le città. E Dante, nel suo peregrinare, io me lo sono immaginato che, come ci dice Boccaccio, nel 1309 andò a Parigi, quindi venne qui, visto che siamo a Parigi, e per venire a Parigi lui ha fatto la via Francigena dal sud verso nord e si è fermato in una stazione di posta che Sigerico, colui il quale ha lasciato questo famoso diario con tutte le fermate, le submansiones, come le chiama lui, nel Canton Vallese, alla chiesa di Saint-Maurice. E qui incontra un abate che in un mio precedente racconto, cui avevo partecipato a un premio letterario, del quale poi peraltro sono stato anche finalista, aveva incontrato a Roma proprio in occasione del Giubileo. Siamo quindi rispetto al Giubileo 9 anni dopo, Dante, riconoscendo e ritrovando questo abate, gli racconta che cosa gli è successo in quei 9 anni e quindi gli racconta anche dell'esilio, dell'essere stato ospite dei Malaspina, di aver potuto essere un loro ambasciatore, anzi un loro plenipotenziario, e questa è storia. Il 6 ottobre del 1306 viene firmato il Trattato di Castelnuovo tra la famiglia Malaspina e il Vescovado di Luni, nella persona del Vescovo Nuvolone da Camilla, per dirimere questioni annose di confini, di territori, di castelli tra la zona della Lunigiana e la zona più a sud invece dell'Alta Versilia. Dante nella realtà riesce a chiudere questo trattato, che si viene anche chiamato la pace di Dante, e nella mia ricostruzione fantasiosa, dopo il banchetto che sanciva la festa e la riuscita di questo trattato, avviene che uno dei personaggi che aveva aiutato Dante nel capire la situazione, questo Gilberto da Groppoli, un paesino piccolissimo della Lunigiana, viene trovato ucciso. Naturalmente la cosa non fa piacere alla famiglia Malaspina, che danno l'incarico a Dante, conoscendo la sua capacità di introspezione, la sua capacità di deduzione, cercare di capire come e perché. Naturalmente Dante riesce in questo, il racconto si alterna, appunto come diceva il dottore prima, attraverso la lettura e la traduzione di un manoscritto trovato fortunosamente in un vassoio da un discendente di quell'abate, e diciamo questa traduzione, questo racconto, e si alterna quindi la traduzione e il racconto, vi porterà per mano fino a che si arriva alla conclusione del fatto di Dante, che risolverà l'enigma, e poi ci sarà anche un ulteriore finale di cui per forza di cose non posso dire niente. Io vi ringrazio, credo di aver parlato molto, forse troppo, mi fermo qui. Grazie a tutti.